Allora, un racconto, però che racconto? Conrad forse è stato un grande uomo di navi, di navigazione, ha navigato tutta la vita e ha scritto tutta la vita. Il racconto si intitola Cuore di Tenebra. Però, prima di entrare dentro questo viaggio, che è un viaggio fisico nel mare, nel fiume, ma soprattutto un viaggio nella psiche umana, è un romanzo allegorico fantastico, è un racconto allegorico fantastico, che ci dice quanto il nostro inconscio, quanto la nostra scatola nera sia imperscrutabile e soprattutto sconosciuta.